di una donna trovata al Valentino, strangolata e denutata da un brutale barabba. così intitolava il quotidiano La Stampa il giorno dopo, 25 marzo del 1915 a Torino, narrando i pochi fatti di cronaca relativi al cadavere di Angela Eugenia Serra, in quel momento donna sconosciuto, rinvenuto nel parco del Valentino a Torino. Quel titolo fu particolarmente significativo non solo per gli studiosi del crimine, ma anche per i linguisti: infatti, non sfuggiva a nessuno che l'autore del delitto era indicato come Barabba, dal nome del bandito liberato, al posto di Cristo, per di più brutale. I giornali ritornarono sull'argomento il 27 marzo fornendo ulteriori informazioni. L'assassinata del Valentino. Angela Eugenia Serra, 36 anni, detta Tilde la Rossa, figlia di un concessionario di verdure, proprietario di uno stallaggio in via Berto, Laura ora morto perché suicidatosi, quando Angela, ragazza piuttosto belloccia ma sciocca e vanitosa, solita a vestirsi in modo vistoso e di pessimo gusto, è rimasta incinta di un cavallerizzo che poi non ha voluto sposarla. Angela aveva due fratelli lavoratori benestanti che le hanno dato 4.000 lire, ma la famiglia l'ha ripodiata. Con le 4.000 lire lei ha aperto un bar a Venaria che è fallito, il denaro così è sfumato, così lei si è ridotta a mendicare e a prostituirsi. Teneva il figlio con sé, il cavallerizzo con qualche pendenza con la giustizia era chiaramente innocente. Angela aveva in tasca l'indirizzo di un conducente di Bovini, un cliente che le aveva offerto di sposarlo. Il 28 marzo, un altro quotidiano torinese, Il Momento, riportò poche righe sul fatto. Il Misterioso delitto al Valentino: l'arresto di un indiziato grave. Giocchino Berruto, conducente di Bovini, abitante presso la famiglia Spessa, in corso Francia al 312. Berruto alla fedina penale costellata di condanne per violenza, oltraggio, lesioni, percorsi a orni di malavita e maltrattamento di animali. Come conducente di Bovini accompagnava le bestie da Moncalieri a Torino, oppure da Pinerolo a Torino, e viceversa, e li aveva maltrattati tanto da essere denunciato. Berruto di 38 anni, vigoroso, era di carattere violento e prepotente. Il cronista poneva inoltre in evidenza che il cavallerizzo che aveva seduto e abbandonato Angela Serra era un nobile decaduto, il conte Giuseppe Negri Pico da Mirandola di 49 anni, padre di Mario di 4 anni, figlio di Angela Serra. Il conte Cavallerizzo, interrogato dal commissario Orsini, dimostrò la sua estraneità, ma poiché doveva scontare una condanna a 10 mesi per truffa, venne arrestato ma comunque è chiarito che fu particolarmente significativo che l'autore dell'articolo pubblicato sulla stampa ponesse in evidenza delle analogie tra l'assassino di Tilde la Rosse e quello di certa norma uccisa orrendamente seviziata in via stampatori e quello di Letizia uccisa in piazza, a palazzo di città. Oggi, davanti a casi del genere, si sarebbe tentati di ipotizzare la presenza di un Siria Achille, ma nel 1915 la criminologia non aveva ancora elaborato il profilo dell'omicida seriale. Gioacchino Berruto, in principio sospettato di essere coinvolto nell'omicidio, venne però rilasciato. Interrogato subito dopo la scoperta del cadavere, morta aveva nella borsa un biglietto col suo nome indirizzo, fece riferimento ad un nome d'arte, Tilde perché non conosceva il vero nome della donna. Gli inquirenti però non erano convinti, poiché credevano che la sera dell'omicidio Verruto avesse incontrato Tilde la rossa inoltre, l'uomo presentava sul corpo alcuni segni che potevano essere stati prodotti a seguito di una collottazione. Ma come pose in evidenza il momento? Le analisi rivelarono che si trattava di sangue animale. Vista la professione dell'indiziato, non vi era quindi nulla di strano che si trovassero su sui suoi abiti. Un'altra prova, presto smentita, riguardava la strana ferita sul pene dell'accusato. Si ipotizzò che forse poteva essersela prodotta. Nel tentativo di violentare la vittima. L'origine del trauma era ben diversa, infatti, numerosi testimoni sostennero di aver visto il berruto colpito dal calcio di un toro nel basso ventre qualche giorno prima del 25 marzo. Alcuni indizi ulteriori sul caso arrivarono dall'autopsia, che pose in rilievo come il corpo della vittima denunciasse in modo inequivocabile una vita tormentata. Già in oggetto verosimilmente di precedenti violenze. Erano infatti presenti vecchie cicatrici al braccio destro e a livello della clavicola. E curiosamente si apportava l'orecchino di destra attaccato ai capelli, poiché il lobo dell'orecchio era affetto da una vecchia lesione cicatriziale. L'esame necroscopico rivelò che la vittima. Era stato oggetto di violenza fisica e carnale prima del decesso. Inoltre furono osservate scoriazioni cutanee di chimosi diffuse in varie parti del corpo, segni evidenti di collutazione e resistenza della serra all'aggressione. Ma l'evento certamente terminale per la serra fu il soffocamento provocato dall'azione combinata di uno straccio stipato in bocca e con violenza e dalla costrizione esercitata sulla trachea e sulla laringe, dove la cute poteva mostrare evidenti travasi emorragici dovuti alla forte pressione in quella sede trattava di lesioni tutte puntualmente derivate dall'esame autoptico effettuato sul cadavere della vittima, il caso non venne risolto, forse fu archiviato con troppa superficialità.